ha 46 anni è vedovo ha quattro figli di lavoro fa il disgaggiatore, non ha mai avuto problemi con la giustizia quest'uomo Pedro Livert Dominguez Sanchez è colui che eh, ha ucciso Angelo Costa nella lite al bar di Fener ha confessato ha spiegato che in realtà fuori dal bar è stato Angelo Costa a tirar fuori il proprio coltello e eh, quest'uomo, questo domenicano, ha detto agli inquirenti, adesso toccherà al giudice valutare la situazione, che non ha, avuto, ha detto di non aver avuto scelta, o fermava in qualche modo Angelo Costa oppure finiva lui accoltellato. Il caso, diciamo così, è risolto dal punto di vista eh, dell'individuazione del colpevole dell'omicidio che ha fatto così, che ci ha, ha lasciati eh, tutti stupiti, insomma, perché queste cose non sono frequenti sul nostro territorio. Ecco, si tratta di capire adesso qual è stata... Eh, la vera dinamica dei fatti. Sono sul gazzettino eh, nazionale. Nella prima pagina nazionale, il titolo in basso è Confessa dopo l'omicidio al bar. Sono stato io. Belluno Belluno in realtà provincia di Belluno. La lite è scoppiata perché la vittima aveva molestato una ragazza. Leggiamo eh, questo lancio che è in prima sul gazzettino nazionale di Belluno per avere un riassunto della situazione. Firma Bonetti. In meno di 24 ore i carabinieri hanno risolto il caso. Il. Presunto assassino di Angelo Costa, il 53enne originario del Trevigiano, residente ad Alano di Piave, nel Bellunese, ucciso con una coltellata al petto nella notte tra sabato e domenica al bar della stazione del paese. Pedro Oliverto Dominguez Sanchez, 46enne originario di Cotuí, comune nella Repubblica Dominicana, cittadino italiano incensurato, mai avuto guai con la giustizia, residente a Feltre. È in cella nella casa circondariale di Baldenica Belluno con l'accusa di omicidio volontario. Dopo essere eh, stato interrogato per ore, ha confessato il delitto portando lui stesso gli inquirenti sul luogo dove aveva gettato il coltello, un'arma che era stata estratta dalla stessa vittima. L'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite insorta tra Angelo Costa e alcuni avventori del locale in cui si balla musica latinoamericana, il Buffet Kangur di Fener. La scintilla sarebbe stata, spiega la Procura della Repubblica in una nota, un presunto comportamento sconveniente posto in essere dalla vittima. Angelo Costa, ai danni di una giovane donna, questo si legge, eh, questo è quanto uh, raccolto uh, ufficialmente. Su questa vicenda abbiamo ovviamente eh, molte altre, ehm, abbiamo l'approfondimento anche del, eh, della, sulla prima pagina del gazzettino eh, nell'edizione locale e eh, è anche il titolone di apertura del Corriere delle Alpi di oggi, ucciso col suo stesso coltello. Costa ha estratto la lama ma è stato disarmato e colpito, arrestato un operaio dominicano che dice appunto o lui o io non avevo scelta, svolta nelle indagini sull'omicidio di Alano sarebbe stato lo stesso Tony Costa ad estrarre un coltello al culmine della lite fuori dal bar per poi essere disarmato e colpito dal fendente fatale mh, di un mh, operaio dominicano, questo Pedro che dicevamo prima è stato arrestato. Eh, altri approfondimenti, la prima pagina in sostanza dedicata in gran parte a questo, c'è la fotografia del gazebo fuori dal bar, eh, lì dove è successo il fatto. Eh, molestie nel bar a una ragazza la prima scintilla del dramma, il contesto, un paese, crocevia di migrazioni. L'integrazione qui è complicata. Altro titolo in prima del Corriere delle Alpi, ma insomma, una copertina direi eh, così dall'apparenza quasi, quasi monotematica vista l'importanza della vicenda e anche l'importanza del lavoro fatto dai carabinieri che hanno individuato l'uomo e dopo ore di interrogatorio sono riusciti a fargli dire eh, la verità. Verità, insomma, ecco ehm, vicenda dolorosissima perché è morto un uomo. Perché probabilmente questo questo operaio, dicono un onesto lavoratore, faceva i disgaggi, insomma, chissà, chissà cosa è successo. Fatto sta che adesso è un disastro per lui. Dopo essere stato un disastro per questa persona che è stata uccisa, insomma, veramente dispiace moltissimo che sia avvenuta tutta questa, eh, tutta questa vicenda. Allora andiamo a. Andiamo a vedere velocemente eh, all'interno come viene trattata questa notizia. Sono sul Corriere delle Alpi. Voi state seguendo la rassegna stampa di Radio Piave in Blu. Oggi è martedì 9 maggio. Al microfono Luigi Guglielmi, come sempre siamo noi eh, dell'amico del popolo a guidarvi nella lettura dei principali titoli sui quotidiani di oggi che, si, che trattano della provincia di Belluno. Eh, pagina 2: Ucciso al bar con il suo stesso coltello, preso l'assassino. Non avevo scelta, ha detto. Eh, L'uomo. La ricostruzione del PM Costa ha estratto l'arma, ma gli è stata tolta di mano in carcere il dominicano che l'ha colpito. Ehm, poi gli altri elementi della, nella ricostruzione. A firma di Cristina eh, Contento: la fuga nella notte lungo i binari, l'arma gettata tra l'erba alta. Il racconto dell'indagato fa ritrovare il coltello a serramanico. I carabinieri l'hanno sequestrato, sarà sottoposto a indagini. Eh, e poi il ritratto. Dell'uomo firma Roberto Curto, dell'uomo che ha ucciso Costa, operaio specializzato in disgaggi. Pedro è in Italia da vent'anni, sconcerto tra gli amici per il gesto compiuto. È serio e lavoratore. È rimasto vedovo lo scorso anno, aveva trovato una nuova compagna. Leggiamo qualcosa di più, così per interessarci al caso umano di questa persona che si era fatto una vita regolare qui in Italia da vent'anni, qui appunto. Eh, C'è sconcerto e incredulità nella comunità latinoamericana latino che conosce bene Pedro Oliver Dominguez, perché un gesto così da uno come lui nessuno se l'aspettava, serio. Capace sul lavoro, inserito nel contesto sociale di Fener di Arano di Piave, dove vive, capace di, essere, di tessere amicizie e rapporti non solo all'interno della comunità d'origine ma anche con i tanti italiani, eh, gli amici, altrettanti conoscenti, nessun nemico, fino a sabato sera quando il 46enne si è intromesso nella lite tra Antonio Costa e un suo amico nel piazzale del Cangur Bar, probabilmente per difenderlo. È finita in tragedia per una persona che stava rimettendo insieme i tasselli di un'esistenza. Segnata circa un anno fa dalla perdita della moglie per una malattia incurabile, ora il futuro è buio, pesto, cioè per quest'uomo che ha ucciso. Dominguez era approdato in Italia una ventina d'anni fa e subito aveva trovato occupazione alla Geller di Valstagna, un'impresa di costruzione che si occupa di consolidamento di pareti rocciose, di sgaggi e opere simili, quello che poi è diventato il suo lavoro della vita in Italia, passando in qualche altra impresa dove ha fatto valere le sue capacità, è bravo, insomma, aveva messo su famiglia, un anno fa la malattia che si accanisce sulla moglie lo lascia vedovo. Pedro aveva da poco voltato pagina, lo stesso lavoro, i tanti mh, e una nuova eh, fidanzata con la quale rimettere a posto anche i propri sentimenti qui è stata una parola c'era anche lei sabato sera al cangur eh, al, al bar e purtroppo non è riuscita a fermare il compagno chi lo conosce lo definisce una persona apposta espansiva calorosa come lo sono normalmente gli abitanti dei paesi caraibici ma non certo uno abituato agli eccessi uscita in compagnia con altri stranieri italiani eh, a conferma di un'integrazione ormai raggiunta anche dal lungo periodo di permanenza in Italia ora questo gesto gravissimo che rischia di segnarlo per il resto della vita e i suoi amici sono in apprensione eh, la cosa è veramente eh, è, è ovvio dirlo, estremamente grave, Molestia ad una ragazza eh, la scintilla del dramma starebbe in, in questo altre pagine, tutto il primo sfoglio del Corriere è dedicato a questo ma anche sul Gazzettino l'indagine prosegue, sentite altre persone, si valutano i ruoli degli amici eh, di Pedro Alano, Crocevia eh, di eh, diverse etnie, siamo una terra di frontiera, l'avvocato Serrangeli critica la gestione, stranieri integrati, ma le frazioni sono abbandonate. Ecco questo, se volete saperne di più, appunto acquistate il Corriere delle Alpi, ho letto mh, questo, da questo giornale questi titoli sulle pagine all'interno dello sfoglio. Prima eravamo sul gazzettino eh, nazionale, mh, poi vediamo quello di Belluno, dove c'è un altra notizia in prima pagina che in qualche modo ci interessa approfondire e ci dà una, una qualche spiegazione così come l'aver trovato purtroppo l'autore di quell'omicidio eh, ci, ci, ci dà quel, quel minimo di tranquillità diciamo così per, perché ci spiega che cosa mai come mai possa essere successo un fatto così così grave ecco abbiamo una spiegazione anche per quell'incidente sulla 27 l'autostrada dove eh, domenica un'auto nella zona di Torio Veneto ha imboccato l'autostrada dalla parte sbagliata eh, ha fatto qualche chilometro contromano e alla fine ha causato un incidente sono stati coinvolti diversi veicoli e la persona che guidava quest'auto contromano eh, è morta no? in A27 contromano la sorella adesso spiega era gravemente malato e aveva anche la patente scaduta la sorella credeva di dover andare in ospedale per gli esami, ma si sbagliava gravemente malato, poco lucido e anche con la patente scaduta. Guidava in queste condizioni il 67enne, 67 anni soltanto. Che domenica pomeriggio ha fatto un'inversione nell'autostrada A27, provocando un doppio schianto. Lui è morto sul colpo, altre tre persone sono rimaste ferite. Credeva di dover andare all'ospedale per fare degli esami che in realtà erano prenotati per lunedì, racconta la sorella, che si era trasferita da lui per assisterlo. Io gli avevo detto che si sbagliava. È eh, una vicenda tristissima, anche perché appunto adesso sappiamo che c'entra questo discorso della, eh, della salute di quest'uomo, della poca lucidità, tanto che in autostrada a un certo punto ha deciso di fare eh, dietro front. E, eh, Chissà che idea ha avuto di tornare indietro, di andare da qualche parte, non si ricordava di essere in autostrada ed è successo quello che è successo. Contromano in autostrada, dice l'approfondimento a pagina 12, sempre sul nazionale del gazzettino, la patente già scaduta. Vittorio Veneto, l'automobilista dell'A27 morto nello schianto, era malato e confuso, la sorella credeva di avere degli esami in ospedale, i vicini non c'era da fidarsi. Eh, ecco questo è purtroppo insomma il, il riassunto della questione a pagina 12 del gazzettino nazionale se volete acquistare questo giornale trovate il corposo approfondimento a firma di eh, Maria Elena Pattaro allora andiamo eh, a vedere la prima pagina del gazzettino di Belluno fino adesso abbiamo guardato il nazionale Eccola qui, non può che essere dedicata, come sul Corriere, alla vicenda di Fener, omicidio di Fener, caso già risolto. In prima pagina ci sono grandi, sulla prima pagina le foto delle due persone principalmente coinvolte, e cioè eh, l'uomo che beve il, dal bicchiere, vedete nella foto, amici della radio, poi guardate sui social, eh, è l'uomo ucciso, l'altro sorridente eh, con una pettinatura tipica dal, dai luoghi delle sue origini. L'uccisore, omicidio di Fener, caso già risolto, in carcere da domenica sera. Pedro Oliver Dominguez Sanchez, il 46enne dominicano ma cittadino italiano, ha confessato subito la lite nata da un torto a una persona legata al reo confesso e a un suo amico all'esterno del Kangur, la coltellata fatale. Allora, mh, Andiamo a vedere i titoli all'interno, ma poi lasciamo stare questo caso. In prima ci sono gli altri titoli, i Carabinieri, nessun allarme, episodi isolati, la proposta del sindaco Bogana, videosorveglianza da eh, potenziare. All'interno, ecco qui le pagine, vi mostro, ha ah, estratto il coltello, io l'ho disarmato e l'ho colpito a meno di 24 ore dall'uccisione di Antonio Costa, il 53enne di Alano, morto domenica notte nella stazione di Fenergia, in carcere. Il suo presunto assassino, vedovo, come dicevamo, vedovo, l'assassino, insomma, l'uccisore, padre di quattro figli, è incensurato un insospettabile eh, insospettabile eh, sì nel senso che eh, è cioè, un fatto incredibile insomma ecco eh, e poi le altre pagine provincia sicura sono episodi, sono episodi isolati nessun allarme sociale il comandante provinciale dei carabinieri Enrico Pigozzo eh, sì, eh, commenta così l'escalation di aggressioni nei bar culminate a Fener qui c'è la foto del comandante provinciale nuovo diciamo dei carabinieri qui con noi da poco tempo eh, Enrico Pigozzo che dice appunto che non c'è allarme sociale nella nostra provincia, si tratta di episodi eh, isolati e domani in in carcere eh, la convalida dell'interrogatorio di fronte al giudice per le indagini preliminari venerdì l'esame sulla salma con i consulenti delle parti questo per dire quali saranno adesso le scadenze pagina 5 del gazzettino di belluno telecamere utili ma da potenziare si parla ancora quindi di questo fatto la mancata integrazione è solo un alibi del comune per nascondere l'inefficienza sono accuse molto gravi che vengono rivolte alla all'amministrazione locale, il locale a disposizione degli inquirenti, è un altro titolo su questa su questa pagina. Ecco. Allora eh, torniamo alla prima del gazzettino di Belluno per vedere mh, che cos'altro c'è qui e eh, gli altri titoli eh, riguardano una, eh, una cosa un po' strapaesana, se volete, ma, ma va benissimo cioè c'è chi si è accorto che Bocelli, Andrea Bocelli ha cantato davanti ai reali di, eh, del, a Londra, no? del Regno Unito con un paio di occhiali che sono stati riconosciuti sono occhiali Blackfin dell'azienda eh, di eh, Taibon eh, Bocelli canta per Re Carlo con gli occhiali a gordo un palco regale per Blackfin, l'azienda di occhiali di Taibona Gordino che ha conquistato anche Andrea Bocelli, il tenore toscano si è infatti esibito al concerto per l'incoronazione di Carlo III, andato in scena al castello di Windsor, con un paio di occhiali in titanio Blackfin. È stato particolarmente toccante vedere mh, le immagini dell'artista con i nostri occhiali in titanio, dichiara Nicola Deldin che è l'amministratore delegato dell'azienda, ancora di più perché Bocelli non è un nostro testimonial ma ci conosciamo da lungo tempo grazie alla nostra collaborazione. Pluriennale con la sua fondazione. Claudio Fontanive ha raccolto l'intervista a, um, a Nicola Del DIN. Eh, altro titolo in taglio basso: che se non ci fosse stato tutto il resto, eh, oggi avremmo visto in rilievo sulle prime pagine. Ieri è successo un bel guaio a Ponte nelle Alpi perché una, una c'è stato un problema, una valvola eh, nell'operazione durante l'operazione di travaso di gas da un'autocisterna al deposito di stoccaggio. Che c'è a ponte, nelle, eh, nelle Alpi, eh, paura per la perdita di GPL a ponte. Strade bloccate. La rottura di una valvola durante l'operazione di travaso da un'autocisterna al deposito di stoccaggio ha provocato una fuoriuscita di GPL. L'addetto ha lanciato l'allarme, ha scattato il piano di emergenza. In pochi minuti, i vigili il fuoco sono giunti sul posto, l'intera area è stata isolata e solo dopo tre ore la situazione è rientrata nella normalità perché eh, l'allarme la, eh, scattato ha costretto ad evacuare l'azienda ma anche a bloccare tutto il traffico entro un certo raggio, è stata anche sospesa la corrente elettrica in tutta la zona purché dentro l'azienda per cercare di eh, evitare il fatto che con una forte concentrazione di gas nell'aria una scintilla potrebbe si fa saltare per aria tutto, insomma, è una situazione estremamente pericolosa. È successo alla Baifin di Viale Cadore a Ponte nelle Alpi per motivi. Ehm... Di sicurezza, il segmento di Alemagna tra la rotatoria e la concessionaria Manzotti è stato chiuso al traffico con ripercussioni sull'intera viabilità della zona. Lunghe file si sono formate sia in direzione Belluno che in quella opposta verso il cadore. L'intervento è terminato alle 21:45. Attenzione: è stato necessario fare intervenire i vigili del fuoco con mezzi speciali che si usano in queste situazioni. Da Venezia. Eh, alla fine è stata trovata. La, 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 il punto della, della perdita, insomma, e la situazione: prima di tutto è stata bloccata la fuoriuscita di gas e poi la situazione è stata piano piano ricondotta alla normalità. Capite la paura che eh, si è presa ieri, eh, che la gente ha preso anche ieri, a appunto, nelle Alpi eh, per, questo, per questo motivo, insomma. Il titolo è tra quelli piccoli, come vi dicevo, c'è ben altro di cui parlare oggi sui giornali. Per cui, alla fine, questa vicenda finita bene, eh, a questa vicenda viene dedicato relativamente poco spazio, ma. Ripeto, è parecchio inquietante. Ponte nelle Alpi, fuga di gas, blackout e Alemagna chiusa tre ore, la mette così il Corriere delle Alpi in prima pagina, l'incidente durante un travaso alla Byfin statale chiusa dalle 16:15, la statale è messi comunali casa per casa per informare 300 famiglie di quel che stava succedendo. Belluno, dai il 5 per 1000 al comune, spot indigesti al volontariato, concorrenza sulla campagna fiscale, il comune eh, decide di chiedere apertamente il 5 per 1000 e le associazioni non la prendono bene, forse in cui approfondisce la nomina De Zanna alla presidenza della DMO e Gabriella Fauro è la vice, allora questo riguarda... Mm, eh, il nuovo dispositivo diciamo, che in provincia di Belluno deve gestire la promozione turistica è stato eletto il, il consiglio di amministrazione. Si tratta di una fondazione, quindi adesso l'ente ha le mani molto più libere, non essendo più un ente pubblico diciamo, eh, com è, com è, direttamente dipendente dagli enti pubblici, ma adesso ha una sua autonomia che lo rende capace anche di ehm, mettere in piedi azioni di autofinanziamento che prima non erano possibili. È stato eletto il CDA, dicevo, e adesso il CDA ha eletto Emanuela De Zanna presidente con Gabriele Fauro, vice come dicevamo, la manager ampezzana, dirige la cooperativa di Cortina dobbiamo costruire un'accoglienza per il dopo 2026 c'è anche la foto qui eh, a lei facciamo un bocca al lupo Le siamo contentissimi che, eh, eh, che a dirigere eh, questo ente sia, eh, vabbè ci metto anche questo sia una donna, sia una donna che è già una apprezzata imprenditrice mh, in quanto direttrice della, eh, della, della cooperativa di Cortina, ci va benissimo eh, che sia un'Ampezzana, che sia una cortinese perché Cortina, è ovviamente il naturale traino turistico per tutta la nostra provincia. L'augurio è proprio quello di saper trainare tutti. Che la DMO sappia essere sappia mettere insieme Cortina e il territorio, perché tutto il territorio ha bisogno di correre. Eh, questo, questo è il, un po' il, il punto, no? Eh, io mh, mi fermo qui oggi vi saluto con questa, con questa notizia insomma su queste prospettive nuove che si aprono per la promozione del nostro turismo all'indomani tra l'altro dell'ultima puntata di Un Passo dal Cielo che ieri sera abbiamo visto su Rai 1 la fiction che ha parlato tantissimo del cadore ha parlato ha fatto cenni a Belluno ha fatto cenni a Cortina è stata girata in buona parte anche ad Auronzo in questa, in questa serie eh, verrebbe a dire manca lo scollinamento al di là del falsare del Giau verso Lagordino, no? speriamo che ci sia l'ottava serie e che questa possa eh, ulteriormente mostrare la provincia di Belluno eh, come, come, come finora è avvenuto anche tra l'altro con le incursioni in Valbelluna nella bellissima mh, villa Miari di eh, Modolo a, a, a Castion. Ecco insomma, guardiamo avanti, guardiamo avanti con fiducia. Qualcosa si muove, verrebbe da dire. Speriamo insomma, di eh, vedere nei prossimi anni un po' di maggiore serenità come possibilità di lavoro e di movimento turistico la nostra terra. Grazie a tutti, buona giornata, buon martedì 9 maggio da Luigi Guglielmi, seguiteci su Radio Piave e www.amicodelpopolo.it.